Salve a tutti e benvenuti al nostro canale di corsi consulenze NPR. In questo video mm, affronteremo una serie di esercizi eh, che riguardano un documento che ci ha inviato un nostro iscritto e in particolare si riferisce a, alle prove invalsi e nello specifico alla rilevazione degli apprendimenti dell'anno scolastico 2009-2010. Prova di matematica, leggo qui scuola secondaria di primo grado, classe prima. Il nostro iscritto ci ha pregato di eh, provare a risolvere gli esercizi contenuti in questa prova di matematica, illustrandoli, illustrandoli in maniera che poi eh, siano comprensibili ai vari studenti della classe prima. Scorrendo il documento vedo che ci sono tutta una serie eh, di domande numerate dalla D1 fino alla domanda vediamo un pochino D31 quindi avremo 31 quesiti matematici da risolvere e cominciamo subito a questo punto spero che il testo sia leggibile la stampa non è il massimo ma comunque io poi leggerò l'esercizio e quindi e fornirò tutti gli elementi in modo che poi tutto sia comprensibile, sebbene come dico la stampa non sia venuta molto bene, ok? Sposto qui il nostro esercizio perché mi devo procurare un po' di fogli bianchi per risolvere tutti i vari eh, quesiti. Dunque, il primo quesito, la domanda D1, di diciamo scrivere qui D1, di ci dice che. C'è Angela che guarda lo scontrino del supermercato. Eccolo qui il nostro scontrino e si accorge che sullo scontrino c'è una macchia che ha coperto qui, in questa macchia, il prezzo del detersivo. Quindi a quanto pare non sappiamo qui quale sia il prezzo del detersivo. E ci chiede l'esercizio di valutare quanto sia costato il detersivo, ossia cosa, qual è il numero che è stato coperto dalla macchia. Quindi questo è il nostro scontrino, come vediamo nello scontrino ci sono diverse voci, in particolare tre voci, la pasta, il detersivo e le fragole. In corrispondenza di ogni voce abbiamo il prezzo in euro, quindi la pasta è costata 2,50 euro, il detersivo non lo sappiamo e lo dobbiamo determinare, e le fragole invece hanno un prezzo di 5,20 euro. Poi abbiamo una quarta voce che rappresenta poi il totale, anch'esso espresso in euro, e che ci dice che tutte e tre le voci sommate assieme eh, danno 9,80 euro. Inoltre la domanda 1 ci fornisce quattro possibili risposte ed è evidente che noi dobbiamo selezionare la risposta esatta tra questi quattro numeri indicati. Ad esempio... Vediamo la risposta A ci dice che il detersivo è costato 1,10 euro, la risposta B ci dice che il detersivo è costato 2,10 euro, la C ci parla di un detersivo che costa 2,70 euro e la risposta D invece è di un, di un detersivo che costa 3,10 euro. Bene, come va affrontato questo esercizio? Beh, è evidente che se il totale in euro è 9,80 euro. La somma di questi tre prezzi deve dare 9,80. Quindi noi ci aspettiamo che 2,50, 2,50 più il costo del detersivo, più 5,20 euro, diano 9,80 centesimi, mettiamoci qui, l'unità di misura euro. Beh, a questo punto, il calcoletto semplicissimo che si può fare è. Partire dai 9,80 sottrarre il costo delle fragole, sottrarre il costo della pasta e così che poi avremo il costo del detersivo. Quindi in formule significa che il nostro costo del detersivo, il costo del detersivo sarà uguale a 9,80 euro meno 2,50 il costo della pasta, scusate, meno 5,20 euro che è il costo delle fragole. Ora facciamo questa prima sottrazione: 9,80 meno 2,50. La possiamo risolvere in maniera molto semplice, in questo modo 0-0 fa 0, 8 meno 5 fa 3. Qui ci mettiamo la virgola 9-2 fa 7. Ok. Ci sono rimasti quindi 7,30 euro ai quali dobbiamo togliere i 5,20 del costo delle fragole. Quindi 7,30 meno 5,20 ci restituisce 0 meno 0, 0, 3 meno 2, 1, 7 meno 5, 2. Bene. Come previsto, il risultato di questa, di questa doppia differenza e il costo del detersivo e in particolare abbiamo ottenuto 2 euro e 10 centesimi. Andiamo quindi a cercare tra le quattro risposte se questa quantità è presente oppure no. Ed effettivamente, vediamo che la risposta B fornisce esattamente questa quantità: 2 euro e 10 centesimi e pertanto questo ci conferma che la risposta corretta è 2 euro e 10 centesimi. Bene. Passiamo ora alla seconda domanda, vediamo un po' che problema ci viene posto, quindi questo è lo svolgimento della domanda di 1, mettiamo una bella croce così non ci confonde e per non sprecare troppa carta adesso ci posizioniamo su quest'altro pezzo di foglio per risolvere adesso la domanda di 2, la quale ci dice ci pone la domanda effettivamente, quale dei seguenti numeri interi è più vicino al risultato di questa moltiplicazione? Quindi abbiamo una moltiplicazione che è 2,98 per 12,84. È chiaro che con la calcolatrice questo valore eh, viene fuori mm, agevolmente, anzi, se mi date un secondo, vado a fare questo calcoletto con la calcolatrice e vi do il risultato. 2.2,98 per 12,84. Beh, viene fuori un numero che è 38, 2, 6, 3, 2 è evidente che non credo. Ora, io non ho partecipato a questa prova, ma non credo proprio che fosse possibile utilizzare la calcolatrice, altrimenti, poi insomma, forse l'esercizio diventa anche un po' troppo banale. E ad ogni modo, supponiamo che non sia disponibile una calcolatrice e che non ci sia nemmeno tanto tempo poi per fare dei conti perché poi in definitiva questa moltiplicazione la si può fare 2,98 per 12,84 la si può svolgere con le regole classiche delle moltiplicazioni dovessi svolgerla io moltiplicherei per 100 entrambi i numeri quindi svolgerei 298 per 1200 84, e poi il risultato ottenuto lo dividerei per 10.000. 10.000 rappresenta 100 per cento, e sono le due quantità per cui ho moltiplicato questi due numeri. Ad ogni modo, anche in questo caso vorrei scartare questa, questa strada perché. Immagino che poi per risolvere questi tipi di quesiti ci sia anche poco tempo e allora se vogliamo l'intuizione forse che porta ad una risoluzione molto semplice di questo esercizio è quella di osservare che 2,98 è praticamente 3 d'accordo è molto vicino a 3 e anche in questo caso che 12,84 è praticamente molto vicino a 13 a questo punto 3 per 13 fa 39. D'accordo? Guarda caso 39 è la risposta C, quindi è vero che noi dobbiamo moltiplicare 2,98 per 12,84 e quindi non 3 per 13, ma questo significa che questo risultato, 2,98 per 12,84, sarà un po' meno di 3 per 13. Quindi sarà minore di 39, ma di poco inferiore a 39, dal momento che 2,98 è quasi 3, 12,84 è quasi 13. D'altra parte, abbiamo visto con la calcolatrice che praticamente il calcolo esatto ci porta a 38,2632, ripeto meglio: 38,2632, quindi effettivamente la nostra intuizione di riportare questa moltiplicazione ad un calcolo molto più semplice seppur approssimato e che ci ha portato al numero 39 è un'intuizione corretta abbiamo sbagliato di praticamente 0, meno di 0,8 e quindi assumendo che questo numero sia sufficientemente accurato per, per il riferimento a questa moltiplicazione e possiamo andare qui alla ricerca di quale sia il numero più vicino a 39. Guarda caso ehm, la risposta C è proprio 39, quindi è la risposta corretta a questo esercizio. D'altra parte, se avessimo avuto la calcolatrice o la voglia di svolgere questa moltiplicazione, avremmo ottenuto 38,26, ora scarto queste altre cifre decimali, e ancora una volta 38,26 è un numero che è più vicino alla risposta C ancora una volta la risposta c è quella corretta bene passiamo alla domanda di 3 in cui ci viene detto che Luigi nelle verifiche di storia ha ottenuto i seguenti voti 5 7 6 un altro 6 e un 7 e ci viene chiesto di calcolare la media aritmetica selezionando poi eh, la risposta esatta tra queste quattro riportate qui abbiamo 6, 6,2, 6,5, 6,8. La media aritmetica di un certo numero di voti è data dalla somma dei voti diviso il numero dei voti stessi. E quindi, in questo caso, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 voti e quindi dobbiamo sommare questi voti e dividerli per 5. Quindi la media aritmetica di Luigi. Nella materia di storia è data da 5 più 7 più 6 più 6 più 7 diviso 1 2 3 4 e 5, i 5 voti. 5 più 7 fa 12, più 6 fa 18, più 6 fa 24, più 7 fa 31. 31 diviso 5, eh, il 31 non è divisibile per 5, quindi dobbiamo svolgere questa semplice divisione. Ancora una volta assumiamo di non avere la calcolatrice, quindi ci facciamo la nostra bella divisione, così come l'abbiamo imparata alle scuole elementari. Il 5 nel 3 non ci sta, quindi basso due cifre, il 5 nel 31 ci sta 6 volte, 6 per 5 fa 30 infatti, 31 meno 30 fa 1, ci metto la virgola, ci aggiungo un bello 0 e a questo punto il 5 nel 10 ci sta due volte, 2 per 5 è 10 e qui ci siamo, è 0. Quindi il risultato di questa divisione è 6,2 e come vediamo è il risultato riportato nella risposta B. Quindi la risposta B è la risposta corretta. Passiamo oltre, questo abbiamo detto è la domanda D3. Mettiamo una bella sbarra, giriamo il foglio, così non sprechiamo carta. E prontiamo la domanda D4, dove si dice che Giovanni ha nel suo portafoglio più euro di Anna, mentre Matteo ha meno euro di Giovanni. E si chiede quindi quale di queste frasi è sicuramente vera. Eh, qui si dice Anna ha più euro di Matteo, Matteo ha più euro di Anna, Giovanni è quello che ha più euro di tutti, eppure non si può sapere quali dei tre ha più euro. Vediamo di risolvere questo esercizio. Innanzitutto, proviamo a scrivere i nomi delle tre persone citate, diciamo, dentro questa domanda. E allora possiamo dire che Giovanni possiede G euro. Anna possiede A euro e Matteo possiede M euro. Quindi G, A ed M sono dei simboli che indicano gli euro posseduti da Giovanni, da Anna e da Matteo rispettivamente. Poi ci viene detto che Giovanni ha più euro di Anna, quindi G è maggiore di A. E poi ci viene detto che Matteo ha meno euro di Giovanni, quindi M è minore di G. Se M è minore di G vorrà dire anche che G è maggiore di M. Quindi abbiamo che G è maggiore di A e G è maggiore di M. Allora la prima risposta delle quattro ci dice che Anna ha più euro di Matteo. Quindi se è vera questa vorrà dire che A è maggiore di M. Possiamo dirlo? No. Non lo possiamo dire perché noi sappiamo che G è maggiore di A, M è minore di G, cioè sappiamo quindi che Giovanni ha più euro di Anna, che Giovanni ha più euro di Matteo, ma non ci viene detto in che relazione è Matteo rispetto ad Anna. Quindi questa affermazione qui non siamo in grado di poterla affermare con certezza. Quindi non siamo sicuri di questa. Siccome qui si chiede quale delle seguenti frasi è sicuramente vera, sicuramente la A non è sicuramente vera. Poi abbiamo Matteo ha più euro di Anna e analogamente se non sappiamo dire se Anna ha più euro di Matteo, Matteo ha più euro di Anna, è lo stesso un'affermazione M maggiore di A che non siamo sicuri di poter affermare. Giovanni è quello che ha più euro di tutti? Beh, sembrerebbe di sì perché abbiamo scritto che Giovanni ha più euro di Anna, Giovanni ha più euro di Matteo, quindi la risposta C ci sembra quella corretta. Andiamo a controllare anche la risposta D perché dal momento che dobbiamo segnarne solo una, e vediamo se per caso il nostro ragionamento poi sta facendo acqua da qualche parte. E l'ultima si dice non si può sapere quali dei tre ha più euro. Beh, in realtà da questo ragionamento è abbastanza evidente che Giovanni ha più euro di Matteo e di Anna. E d'altra parte se Giovanni ha più euro di Anna e Matteo ha meno euro di Giovanni, ossia Giovanni ha più euro di Matteo, è sicuramente Giovanni la persona che ha più euro di tutti. Quindi risposta corretta per la domanda D4 è la risposta C. Passiamo ora all'altra pagina, vediamola qui, e in particolare alla risposta di 5, o meglio alla domanda di 5. Qui ci mettiamo una bella croce, così togliamo via la domanda di 4 che abbiamo risolto. E questa è abbastanza semplice, la di 5. Si dice osserva il seguente poligono e si chiede di calcolare il suo perimetro vediamo un pochino questo è un esercizio abbastanza semplice perché come vedete abbiamo questo poligono disegnato in eretto qui in grassetto e, e il quale è stato disegnato sfruttando un reticolo di quadrati larghi un centimetro quindi sappiamo che ognuno di questi tratti è un centimetro Beh, banalmente è sufficiente calcolare quindi tutti questi tratti per ottenere il suo perimetro. Cominciamo a contarli nella speranza di non confonderci. Abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 tratti, 6, poi abbiamo questo che va in verticale, 7, questo orizzontale, 8, poi abbiamo 9, 10, 11, 12, 13, poi abbiamo quest'altro in orizzontale, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Beh, come potete vedere, abbiamo ottenuto il numero 24, che poi è la risposta D. Ripetiamo il calcolo un'altra volta, giusto per, non, per, per sicurezza. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ecco, è importante quando facciamo questo calcolo, magari metterci un puntino eh, per segnalare il punto d'inizio, così sappiamo poi eh, dove arrivare e soprattutto calcolare anche eh, queste rientranze qui il perimetro legato a queste rientranze e quindi calcolare sia queste linee verticali sia queste linee orizzontali ecco la quindi la d5 la risposta la domanda a della domanda d5 ha come risposta corretta la D. Come vedete però la domanda D5 è composta da due domande, la domanda A e la domanda B. Nella domanda B invece ci viene chiesto di calcolare eh, l'area di questo poligono. Eh, l'area di questo poligono è anch'essa abbastanza semplice da calcolare, in sostanza dobbiamo calcolare il numero di quadratini che compone questo poligono. Quindi non più il numero di trattini che racchiudono il poligono, ma il numero di quadratini inclusi all'interno di questo perimetro. Beh, abbastanza facile, dobbiamo contarli. Quindi abbiamo un quadrato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 quadratini. Poiché ogni quadrato ha un lato di un centimetro. Quindi l'area di, di un quadratino è un centimetro quadrato e pertanto poiché abbiamo contato 19 quadrati, allora vorrà dire che l'area, qui ho scritto cubo del quadrato, è 19 centimetri quadrati. Ricontiamoli: questi sono 5, più 4, 9, più 5, 14. Più 4 quadrati, qui stiamo a 18, e 1 19. Stiamo attenti a non conteggiare questo quadrato qui, che come vedete è esterno al poligono. Quindi un quadrato è un centimetro quadrato, e quindi 19 quadrati saranno 19 centimetri quadrati. Quindi la domanda di 5B ha come risposta corretta la B. 19 centimetri quadrati.